Bella a tutti ragazzi e bentornati ancora una volta su Pokémon Soul Silver, cazzo, sì. E niente, ci troviamo in semplici parole alle Isole Vorticose. E non è proprio dove vi ho mollati l'ultima volta, ma se devo essere sincero mi sono spostato di due isolette a destra. E praticamente sto per entrare in quella decisiva. Quindi addentriamoci subito. Perché in questo nuovo episodio dovremo andare a catturare Lugia, come voi tutti sapete. Comunque, l'unica cosa è che non vi dovrete far lasciare abbindolare da questa entrata per le Isole Vorticose. Vi chiederete perché? Perché abbiamo un bivio, quindi dovrete fare attenzione alla scelta di questo bivio. Alla scelta della strada. Qui abbiamo destra. A destra abbiamo una staccionata. E a sinistra ne abbiamo un'altra. Allora, quella a destra vi porterà tipo alla prima entrata delle Isole Vorticose, quindi non ve la consiglio proprio. E quella a sinistra vi porterà da Lugia. Però prima ci troveremo in un piano inferiore delle Isole Vorticose. E per andare a raggiungere l'altra scalinata dovremo andare. Eccoci qua. Bene. Non ci si appanna più la vista e troviamo un revitalizzante max. Ad un certo punto avvistiamo questo pelatino qua. Ma tu hai l'ala d'argento. Yeah. Eccellente. Hai recuperato ciò che serviva. Prego, avanti. Grazie, schiavetto. Però prima di andare da Lugia passiamo qui dentro, perché c'è una caramella rara, cazzo, sì. Direte sicuramente, ma Dark, sai tutto a memoria. No, l'unico fatto è che ho failato ben 3 volte, quindi molto... molto... molto bene. Diciamo che ne ho piene le palle di Lugia, neanche il tempo. Comunque entriamo qui dentro, è l'ultima, la definitiva, e troviamo le 5 Kimono Girl. Ci parla Tamao. Questo è il luogo onorato dove appare Lugia l'alato. Nel momento in cui la danza che ci dà tanta eleganza e la campana onda si cara a te affidata è più che rara. Scusate. Fondosi in ghisa elegante, in cielo Lugia appar prestante. No, perché rompono il cazzo con ste rime, le Kimono Girl. Comunque, appare... non so cosa sia. Boh. Una cosa che comunque fa stimolare le due campane. O è una campana anche questa. Boh. Ecco, vedete? Intanto le Kimono Girl incominciano a ballare una danza sexy per far eccitare Lugia, quindi arriverà più che furioso. Adesso si vedrà la sua ombra, no, perché questa qui è una parte epica, la potrò riguardare 1 milione di volte, ma è sempre bello vedere sbucare fuori Lugia da quelle cascate. Guardate un po'. Boom! Eccolo lì. Che figata. Adesso scenderà in volo. La grafica inganna. Bene. Lugia, di leggende ispiratore da tempo in memoria e sacro protettore del vasto mare e le sue creature. L'impresa ardita in cui numerosi osarono senza risultati decorosi. Tu, Dark... e il tuo cuore, all'unisono con la campana onda, avete compiuto con tanto di onore. Dark, sta a guardare. Sta a guardare. Il grande Lugia, a quanto pare, ha trovato in te ciò che attendeva e scandendo rintocchi, infine eccoti, davanti ai suoi occhi. Quindi noi dovremmo usare Surf per andare a raggiungerlo? Yeah. Per un momento, prima di andare a combattere con questo ragazzuolo, dobbiamo mettere come primo Pokémon Ampharos.
Ciao bel ragazzo. Cagami Lugia. No, vabbè. Parliamo con Lugia. Lugia! Mamma mia! Parte la sfida del secolo. Lugia a livello 45. Eccoci con Ampharos al 44. E attacchiamo con Scarica. Vai con Scarica! Oh yes. Lo paralizziamo, grande, mossa fantastica. Ancora scarica, dobbiamo proprio indebolirlo, ci abbiamo fatto. Più che bene, perché comunque è stato già paralizzato, il che vuol dire che gli allenterò i movimenti e oltre a ciò avrà difficoltà a reagire perché ha poca esperienza. Poca esperienza, pochi punti vita. Perché ha pochi punti vita. Comunque, iniziamo con le Ultra Ball. Cioè, ma ciò non toglie che comunque non mi farà sclerare parecchio. Quindi, boh. Uno è fuori. Sembrava impreso, invece no, no, non è. Non l'abbiamo preso. Un'altra Ultra Ball. Niente da fare. Il Pokémon è paralizzato e non può agire. Sto sclerando. Uno. È fuori. Neanche l'inizio. Paralizzato e non puoi agire. Te lo pigli proprio al culo. Uno. Due. Spacco il mio PC. Lo spacco. Dai, dai, ancora. Fuori. No. Aerocolpo. Ancora Ultra Ball, dai. Uno. Fuori. Oh, ma che cosa carina. Ogni turno risulti paralizzato e non puoi agire. Uno. E fuori. Che cosa stupenda proprio. Lugia usa Pioggia Danza. Quindi. Ultra Ball. Si può dire che farò questo per tutti i turni. Finché non entrerà. Allora, Extrasenso mi romperà parecchio. Di conseguenza io non voglio far andare KO Ampharos. E quindi ho fatto una mega scorta di iperpozioni. Spero che comunque servano a qualcosa. In questo caso sì, eh. Boh, Ampharos riprende tutti i punti vita e Lugia usa Extrasenso. È come un togli e metti. Vabbè. Niente. Lugia usa Aerocolpo. Cioè che poi ricordo che c'è gente, c'è stata gente ai tempi che ha usato sempre la Master Ball per Lugia. Due, tre, quattro! Porca troia! Non ci credo, no, no, non può essere vero. No, cazzo, no, state scherzando. Ho parlato troppo. No. È la quarta volta che failo, ma di brutto. Solo perché non entrava in quella fottuta Pokéball, la botte di 30 minuti. Madonna. Comunque, Lugia, Pokémon immersione, psicovolante, altezza 5 metri. Vabbè. Un po'. Un grattacielo di New York. No, vabbè. Manco la metà. Peso 216 kg. Viene definito il guardiano dei mari. Si dice che sia stato visto nelle notti di tempesta. Non diamo il soprannome a Lugia. E lo rindirizziamo nel PC di Bill. Quindi, ragazzi, qui abbiamo le Kimono Girl. Vediamo un po' che ci dicono. Ben fatto, i miei complimenti. Tanti saluti ad Elm, il professore. Se lo incontrassi nelle prossime ore. Tutto con le rime. Ah, dicono tutte le stesse cose. In realtà sono dei robot. Comunque, ragazzi, non mi resta altro che uscire dalle isole vorticose, finalmente. Momento, eh. Dovrei avere la fune di fuga.
Oddio, non ci credo. L'ho catturato in pochissimo tempo. Bene, basta girare, ma che giro giro tondo. Allora, adesso la prossima cosa da fare è dirigersi a Borgo Foglianova. Perché nella prossima parte diciamo che inizieremo ad avviarci per la Lega Pokémon. Quindi risultato molto big. Intanto vediamo che vuole la mamma. Basta leggere il cartello, so che è casa mia. Mi rompi il cazzo. Ciao, eccoti a casa, vedo che ti stai impegnando. Ho tenuto pulita la tua stanza. Denaro depositato, denaro. Ma che cazzo, è diventata miliardaria con i miei risparmi. Allora, voglio ritirare tutto. Tanti money. Perché non fa? Allora, no. Vabbè, aspetta un attimo. Cambia. Vuoi risparmiare un po' di soldi? No, no, no. Vabbè, dai. Farò per la prossima volta. Comunque, vediamo un po' se Helm mi dice qualcosa. Niente? Dark, credevo che l'uovo si fosse schiuso. Dov'è il Pokémon? Ben fatto. Io che pensavo che fosse soltanto un uovo un po' fuori dal comune. Invece ne sono successe di tutti i colori, vero? Le Kimono Girl hanno detto niente? Beh, comunque, io non c'entro niente. Devi pensare autonomamente ad adempiere il tuo. Ma che cazzo sei? Il tuo fato con lo stesso vigore. E visto che sei già a questo punto, sono certo che non avrai troppi problemi a battere tutti uno dopo l'altro la Lega Pokémon. Forza, all'altopiano blu! Sai dov'è? Prendi il percorso 27 da qui, praticamente possiamo usare Surf qui a Borgo Foglianova, e arrivi al percorso 26 dove proseguire verso nord. Quindi ragazzi, prima comunque di andare verso la via Vittoria, che sia l'altopiano blu da questa parte, io ovviamente cambierò Graveler, metterò di nuovo Pupitar perché mi fa orrore avere un Pokémon così. E niente, io vi saluto, per questo episodio è tutto e ci si becca nella prossima parte di Pokémon Soul Silver. Ciao belli!